Si dice che su Tempa Rossa, me l'ero, come dire, ampiamente preparata, il governo della Repubblica ha svolto un'attività di sblocco di un'opera, in questo caso di un'opera privata, che era stata individuata, diciamo, prima scoperta nel 1989. Io credo che se si decide che un'opera va fatta nel 1989, si può decidere di non farla, allora non si parte neanche. Se si decide di farla, 27 anni dopo, lo scandalo non è che quell'emendamento venga approvato, lo scandalo è che per 27 anni si siano buttate via delle occasioni. Ah, ma qualcuno forse ci ha mangiato. Eccoci. Io a questa discussione ci sto. Io chiedo alla magistratura italiana di non soltanto di indagare il più velocemente possibile, ma di arrivare finalmente a sentenza. Le indagini sul petrolio in Basilicata ci sono più o meno quando le Olimpiadi, nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Ci sono stati arrestati, è ora 2016, è saltato il 2012, ma non so perché. Ci sono state più di una indagine, non si è mai arrivati a sentenza. Un paese civile è un paese che va a sentenza. Vedete, è molto facile dire, ah, ma questi discorsi li facevano anche gli altri. No, io qui rivendico una diversità profonda. Gli altri parlavano di legittimo impedimento, io sono qui che dico, avete qualcosa da chiedere? Interrogatemi. Gli altri puntavano sulla prescrizione, io chiedo che ci siano sentenze. Gli altri puntavano a difendersi dal processo, io dico fateli questi processi. Ma fateli veloce, perché il rischio è quello di far passare il messaggio che una certa cultura populista e demagogica vuole, che sono tutti uguali e noi non siamo uguali a quegli altri. Ma se su un'opera pubblica o privata qualcuno ruba, si deve fermare quello che ruba, non l'opera pubblica. Il tema cruciale dell'energia. C'è un referendum sull'energia, quello del 17 di aprile. Nasce da dei provvedimenti di legge, da una presa di posizione delle regioni. Noi abbiamo cercato di eliminare quel referendum venendo incontro a alcune richieste delle regioni. È rimasta una distanza che è parsa incolmabile. E cioè su quella ventina di piattaforme che stanno nel mare italiano, entro le 12 miglia, se al termine della concessione si possa o meno interrompere i lavori, o se si vada fino in fondo, fino a togliere tutto il gas che c'è, tutto il petrolio che c'è, quasi tutto gas e poi ce ne sono 3 o 4 col petrolio. Questa è la questione. Non sono nuove trivelle, nuove perforazioni entro le 12 miglia, ci sono delle piattaforme, queste piattaforme tirano su gas e olio e alla luce di questo, se vince il sì, ci sarà un procedimento di concessioni e autorizzazioni, se vince il no o non si raggiunge il quorum, si potrà andare avanti come prevede la legge attuale voluta e votata dal PD finché il petrolio e il gas non si finisce. Questo è il referendum. La mia posizione sul referendum è quella di Romano Prodi. Ha fatto un discorso molto interessante ieri sul Messaggero spiegando come le royalties che vengono dalle questioni dal petrolio, dalle strutture del gas, debba essere messo a disposizione di un ragionamento energetico alternativo. Io trovo che sia un principio santo, sacrosanto e giusto, quindi la mia posizione è quella del professor Prodi. Ci sarà tra di voi qualcuno che vorrà chiudere Gela e la Basilicata? Io no. Perché per Eni, guardate, non sarebbe mica un grande dramma, eh? Però, quello che deve essere chiaro tra di noi è che a un certo punto da qualche parte l'energia dobbiamo prenderla, a meno di non voler interrompere le luci, chiudere gli ascensori, smettere di andare in macchina. E da questo punto di vista io penso che sia meglio non sprecare l'energia che già c'è, non andare a prenderne altra, non sprecare quella che c'è, che è lì che è pronta, non sprecarla, anziché continuare a incrementare i portafogli dei russi, degli arabi e degli altri. Cioè, perché abbiamo chiesto il referendum? Ve lo siete mai chiesto? Perché di questa roba non si parla. Era successa una storia un po' particolare. Governi precedenti avevano sì vietato le trivellazioni nelle 12 miglia, ma avevano lasciato intatte le procedure già iniziate. Quindi c'era la possibilità per le procedure già iniziate di arrivare
non solo al permesso di ricerca, ma anche all'estrazione nelle 12 miglia. Il nostro governo, e credo che questo il Presidente del Consiglio lo sappia bene, il nostro governo, approvando lo sblocca Italia, ha facilitato enormemente in quella fase le trivellazioni nelle 12 miglia. Di fronte a questa opzione, le regioni hanno fatto ciò che accade quando le regioni sono dello stesso segno politico del governo. E cioè, io e Marcello Pittella, non so se Marcello è qui, in pieno agosto chiedemmo un colloquio, ottenemmo un colloquio col sottosegretario Vicari, che allora era al MISE, e facemmo presente che l'effetto combinato di queste norme rischiava di creare dei problemi non gestibili. Il sottosegretario Vicari ci disse che nel giro di una settimana ci avrebbe messo nelle condizioni di avere un colloquio col ministro o con più alta autorità per discutere di questo problema reale di tutte le regioni che in quel momento rischiavano di avere delle trivellazioni, diciamo così, un po' troppo vicine alla costa. Dopo una settimana Marcello mi chiamò e mi disse: guarda che il sottosegretario Vicari mi ha detto che altri incontri non ce ne saranno. E quindi noi decidemmo di accettare la prospettiva dei consigli regionali, Matteo. Nessuno di noi ha promosso il referendum, meno che mai il sottoscritto. Sono stati i consigli regionali ad agire in questa direzione. Io ti ho sentito parlare un po' imprudentemente della magistratura di Potenza, della procura di Potenza. Hai detto: ma com'è che sta gente non arriva mai a sentenza? Hai detto così. Se noi avessimo parlato, ti avremmo detto: guarda che i processi sono in corso, sono complicati perché la procedura penale è molto faticosa, perché sapete qual è l'imputazione di questo processo, le cui condanne sono arrivate adesso, relativa al centro Oli di Viggiano, cioè la stessa cosa, con gli stessi dirigenti della Total, gli stessi, insomma, hanno cambiato i nomi ovviamente, e li hanno condannati a 7 anni di reclusione, mica una condanna per contravvenzione. Ora, il governo a un certo punto si è accorto che aveva di fronte dei referendum pesantissimi e ha fatto, devo dire, una retromarcia non dichiarata. Cioè non ha mai detto: signori e signori dei consigli regionali, chiediamo scusa. Non hanno detto questo, hanno tentato di, col Seghetto, quello del traforo, di tagliare attorno alle richieste referendarie il minimo indispensabile, in modo tale da tentare di neutralizzare il referendum senza ovviamente però sostanzialmente eliminare tutte quelle aspettative che evidentemente erano state inserite nel combinato disposto tra lo sblocca Italia e quelle procedure in corso di cui vi ho detto che consentivano le trivellazioni nelle 12 miglia. E quando si è fatta questa operazione è avanzato un quesito, quello del 17 aprile, e si dice a tutti: quel quesito non serve a niente, è una barzelletta, anzi è dannoso perché spreca energia, vero Matteo? Spreca energia e fa licenziare le persone. Matteo, sono due bugie queste. Cioè, che ti hanno detto? Che la Puglia aveva contrastato quel progetto Tempa Rossa? Ti hanno detto così? Sì, perché sennò perché dovevi fare l'emendamento, giusto? Quindi ti hanno detto una bugia. Ti sto dicendo, hai fatto l'emendamento perché pensavi, visto che quello è un emendamento frega Puglia, come lo chiamo io, hai pensato che quell'emendamento servisse a superare il dissenso della Puglia. Ma tu lo sai che la Puglia aveva dato parere favorevole a Tempa Rossa? Te l'avevano mai detto? E tu lo sai che dopo aver detto ieri che quell'emendamento era indispensabile, poi sei stato costretto, quindi eliminare l'intesa forte con le regioni era indispensabile per fare l'impianto, poi dopo per evitare il referendum l'intesa forte il governo l'ha riproposta, quindi attualmente per fare Tempa Rossa ci vuole l'intesa della regione Puglia, cioè anche del presidente che sta qui parlando.